Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, consueto appuntamento con gli acquisti del mese di novembre, parecchia robetta, sia serie insomma che seguo regolarmente, sia qualche cosa di recuperato e di nuovo. Andiamo subito con recuperato ragazzi, ok. Martin Mystère, avventura a colori, prima stagione. Allora, poi magari scrivetemi nei commenti se volete che faccia un video proprio su questa miniserie, che ancora non l'ho fatto, ve ne parlo un po' a grandi linee. Mi è piaciuta, io non colleziono, diciamo, la serie regolare di Marti Misteri, ma mi è piaciuta questa miniserie, l'ho trovata interessante, mi è piaciuto anche quella scelta di tenere più o meno lo stesso stile a livello di disegni, vignette, eccetera, eccetera, anche se cambiavano i disegnatori. E l'unica cosa che devo dire è che veramente c'è un sacco di roba, insomma, sul fuoco e rischia di diventare un po' un casino tutto il discorso, che ci sono mille robe paranormali, non paranormali, un bordello. Però insomma non mi è dispiaciuta, anche il finale non mi è dispiaciuta, devo essere sincero. Sono contento di averla presa, molto contento. Poi ho recuperato gli ultimi due text che mi mancavano, diciamo cartonato alla francese, Painted Desert di Boselli e Stano, e Gianfranco Manfredi e Giulio De Vita in Sfida nel Montana. Se devo essere sincero, anche, come si dice, a prescindere dai nomoni che c'è a questo albo, che non mi è dispiaciuto, mi è piaciuto molto molto di più questo qui. Anche se la storia è un po' meno avvincente e accattivante, però ci sono mi sono piaciute molto le ambientazioni, insomma, i sfondi, bello, 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 a parte che beh, tavole strepitose. Poi mi è piaciuto anche tutto, sono in montagna, sulla neve, molto molto bello, veramente veramente bello, che nevica, insomma bellissimo, bellissimo. Questo qui è ambientato invece diciamo, cose del Pueblo, dove insomma sono gli indigeni qua, indiani qua, con queste case insomma di fango, e poi fanno la classica, non so se si vede qui, insomma la classica casa, quelle dentro le montagne, così. Queste ambientazioni non è che mi facciano molto molto impazzire, ho preferito le altre, però comunque insomma è sempre una lettura piacevole, leggera, sempre delle storie insomma belle ma non troppo impegnative per quanto mi riguarda, e quindi io leggo veramente con piacere, veramente, con piacere. Storia del West, siamo arrivati a 20, i Dakota, qui diciamo ci sono delle tribù che si contendono delle mandrie di bisonti, vediamo come andrà a finire con i nostri amici che si rincontrano. E poi il 21 che dice Storia del West, la lunga cavalcata. Sventarono attentato contro Abramo Lincoln e consegnarono un suo prezioso messaggio allo Stato della California. Due imprese eroiche in una drammatica corsa contro il tempo. Sì, perché qua iniziano, diciamo, quei specie di postini che facevano su e giù e cambiavano i cavalli freschi e ripartivano. Poi abbiamo tre volumi della Kleinerfrug, che è questa casa editrice che ho scoperto da non molto, ma che mi piace moltissimo. A bordo della stella del mattino, Uomini in mare e Il lupo dei mari. Questi sono tutti e tre di Riff Raps, diciamo scritti e disegnati. Faccio vedere qualche tavola perché lui ha uno stile incredibile, incredibile, anche nella colorazione che è molto monocromatica, però è veramente veramente bella. Allora, Il lupo dei mari è tratto dal romanzo di Jack London.
Uomini in mare, sono 8 racconti liberamente adattati, sempre da Riff Raps, faccio vedere qualcosina, per, insomma, per vedere. Questi due ancora non l'ho letti, perché mi sono stati regalati per comprare. Poi c'è questo qui, A bordo della stella del mattino, che già l'ho letto. Questo è tratto dal romanzo di Pierre McCorlan. Mi è piaciuto veramente molto. E come ho scritto anche in un post su Instagram, praticamente quando io leggo questi volumi qui, mi trasportano proprio nel mondo delle taverne, dei bucanieri, dei corsari, delle navi dei pirati, e faccio proprio un bel viaggione. E alla fine il fumetto serve a quello, no? Per quanto mi riguarda, per fare un bel viaggione, non per sa, insomma, niente. E quindi, come si dice, missione compiuta, loro. Poi vi farò un video quando leggerò anche gli altri due. Arriviamo con Formato Bonelli, diciamo, da Edigo, la serie, insomma, che seguo. Dragonero Ribelle, Figlie di Carnon, questo è il numero 13. Questo qui ne ho già parlato in una live. La storia non è che mi ha fatto impazzire. Serviva, perché piano piano si stanno introducendo anche altri personaggi che credo faranno parte della compagnia dei nostri amici, in questo caso questa ragazza di questa foresta, dove ci sono delle, non so come chiamarle sinceramente, sì, le figlie di Carnon sarebbe, sto Carnon e sto demone, e poi ci sono queste ragazze con le corna, le code, le ali, adesso non mi viene il nome, comunque hanno proprio un nome, diciamo, sì, questa razza, diciamo, di persone, non mi ricordo come si chiamano. E non è che mi è piaciuta proprio a livelli da 10 sta storia, però neanche mi è dispiaciuta, e neanche i disegni mi sono dispiaciuti, ci stavano molto con questa storia. Molti hanno criticato, alcuni hanno criticato, ma non c'è nessuna critica. La storia, questi disegni, era molto molto azzeccata. Ogni tanto c'era forse un po' troppo nero in qualche ambiente chiuso, tipo casa, in qualche casa era un po' troppo buio, ma è l'unica cosa che mi viene in mente. Se no, per il resto sono piaciuti. Vediamo, insomma, dove andranno a parare con il 14. E una cosa volevo dire, questa è importante. Molti ho sentito dire, ma non c'è ciccia, ma di qua, ma di là. E ragazzi, non è una miniserie, comunque continua anche dopo, diciamo, il ciclo dei ribelli. Dragonero continuerà. Alcune cose che sono state viste nelle visioni di sera, molto probabilmente non accadrà tutto nel ribelle, perché non c'è proprio tempo fisico. Accadrà molte robe, accadranno anche dopo i ribelli, e quindi, insomma, non vedo sta fretta di voler per forza arrivare a una conclusione, cioè non è una miniserie, è una serie normale, quindi, insomma, con calma, è quello che volevo dire. Poi abbiamo Nathan Never, La città del vento, 354. Questo non ho fatto il video che di solito faccio, perché voglio aspettare l'altro, perché questa è una storia doppia. Copertina spettacolare, beh, ma Sergio Giardo, insomma, ci ha abituato a delle copertine pazzesche. Poi ci troviamo a Trieste, anche se non si chiama così, si chiama Tergeste. E qualche cosa vorrei dire, non vorrei fare, insomma, troppo, perché voglio aspettare il secondo, però praticamente vorrei dire che io magari a volte vado sempre contro Vigna, ma non è che ce l'ho con Vigna, lui come persona, e che non mi è piaciuto, insomma, Intrigo Internazionale. Qui, a mio modo, potrebbe essere un buon compromesso tra fantascienza, spy story, crime, e perché qui comunque un po' di fantascienza c'è. C'è quel robot che era stato quell'automa che, se non voglio fare troppi spoiler, comunque era stato creato per le guerre, poi lavato al commercio, viene venduto al mercato nero e tutto quanto. Quindi, insomma, c'è un po' di fantascienza, c'è anche un po' di spy story, e a me piace quando è così. Non è che quando io dico c'è poca fantascienza intendo solo spazio, gli alieni e tutte queste robe qui, intendo albi come questi, insomma,
una via di mezzo, però quando non c'è, come dico internazionale, che non c'è proprio niente, 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 e guidava un taxi, lì dico un po', ma come mai? Adesso vediamo, perché comunque l'annuncio era di un grande colpo di scena per quanto riguarda questa doppia storia, che sicuramente succederà nell'album che uscirà questo mese, a dicembre, e vediamo. È quello che ho aspettato anche a fare a parlarvi, un po' a fare la chiacchierata, perché voglio dire, perché questo qui comunque nel complesso mi è piaciuto molto come disegni e abbastanza come storia. Vediamo se insomma se la conclusione va a sbaccare oppure insomma un'ottima conclusione. Grande nota di merito è che c'è stato un po' un cambiamento nella gabbia brunelliana. Ho trovato delle cose pure a splash page, delle cose anche molto più annusato, delle dinamiche un po' diverse a livello di gabbia, di vignette, e questo mi è piaciuto molto. Sinceramente, alcuni forse si chiedono: ma perché non lo fanno sempre? Perché secondo me non tutte le storie e non tutti i disegnatori possono fare un lavoro del genere. Perché una storia come, non mi ricordo se la penultima o ancora quella prima di Intrigo Internazionale. Tigre, se non sbaglio, quella che cioè, scompare bambino, eccetera, eccetera, lì fa delle vignette un po' strane o delle splash page, o okay, che sinceramente non c'ha nessun senso, perché è una storia veramente quasi girata, ad esempio, dentro quattro mura, una storia molto fatta dei dialoghi, non c'era tanta azione, quindi secondo me andavano un po' a perdere. Quindi è bene che facciano queste cose un po' nuove, eccetera, eccetera, però è giusto farle pure, non sempre, ma quando c'è il materiale per farle. Questo è il mio pensiero. Odessa, il primo dell'ultimo ciclo, Resistenza. Questo qui mi è piaciuto, devo dire la sincerità, mi è piaciuto perché si parla molto della nave Serraglio, appunto, di questi alieni che rapiscono le varie civiltà, le varie razze aliene, che praticamente proprio prendono un pezzo di mondo di loro pianeta e lo mettono nella loro astronave. E questo qui mi è piaciuto molto, 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 perché non è che si sapeva sempre molto di questa astronave. Adesso sta cominciando a fare più luce su questo discorso qui. E mi è piaciuto anche il modo come l'hanno fatto, cioè l'hanno fatto, diciamo, con i discorsi delle altre civiltà aliene e rapite. Hanno fatto in modo che parlando loro facessero capire molte più cose su, diciamo, i cattivi. E questo io ho trovato molto, molto interessante. I disegni, la colorazione più o meno la trovo sempre molto, molto bella. E sono curioso di vedere proprio come faranno finire, come struttureranno proprio questi altri 5 numeri che mancano, la fine, e che succederà. È veramente curioso, veramente curioso. Però allo stesso tempo sono contento che finisce. 6 € al mese posso investire in altro. L'ultimo albo di le storie riguardante la storia di Rex Weaver. Questo qua ho fatto un video, andatevelo insomma se volete a guardare. Nel complesso, a me questa iniziativa qui delle storie non mi è dispiaciuta affatto, né con Cassidy né con Lex Weaver. Magari se non è vero che chiude a 100 come molti dicono, magari ci sarà l'opportunità di fare insomma questa iniziativa anche con qualche altro personaggio che ha perso, insomma, che non c'è più. Mi viene in mente magari, ecco, 3 albi su Gregory Hunter, 3 albi su Greystorm, insomma. Sarei molto contento, vediamo come va. Dragon Hero Magazine, sufficiente, però forse molto più che sufficiente. Sufficiente per me, per il discorso che
Ho visto delle tavole, si parlava di nani e c'è un hype della Madonna. E mi ero un po', diciamo, dimenticato che i magazine, le storie hanno sempre un taglio abbastanza umoristico, a volte comico. Io invece mi aspettavo crani fracassati da martelli dei nani, e quindi insomma, quando ho visto alcune cose, il finale non mi ha fatto impazzire la storia e altre cose, ne sono rimasto molto, molto contento. Primi due disegnatori strepitosi, il terzo secondo me è un po' meno, mi è piaciuto un po' meno rispetto agli altri due. E gli articoli, a parte un paio, non è che mi hanno fatto, che mi hanno entusiasmato tanto, ma quasi mai ricordo qualche articolo da un magazine che mi ha entusiasmato veramente tanto, sinceramente. Nel complesso, insomma, non posso dire che è brutto, però appunto per quello, forse il risultato più brutto di quello che in realtà è, o mi è piaciuto meno, brutto, mi è piaciuto meno di realtà quello che è, forse perché io mi ero dato molto molto più hype di quello che, insomma, che dovevo, forse è quello. Poi abbiamo i due Dago, ancora recuperato quello del mese scorso, il mulo, no, il muto, scusate, i segreti di Stato. Bello, bello. Tutti e due mi sono piaciuti perché ci sono, insomma, vabbè, questo qui perché va in Inghilterra e insomma comincia e viene mischiato in uno spy game, e poi c'è anche tutto il discorso di Enrico VIII, Anna Bolena e tutto quanto. Si attacca, diciamo, come sempre, Dago spesso fa così, poi si attacca a quello che è uscito dopo, che è questo qua, il muto, che vedete la copertina, dove praticamente lui deve andare a prendere e poi portare in Spagna una lettera, e praticamente si avvale per aiutarsi e per difendersi di, mi sembra, 10 o 12 ex soldati scozzesi. Che praticamente mercenari che al soldo di Dago lo difendono, e personaggi molto, molto singolari. Poi incontro un altro scozzese alla Braveheart, che sarebbe il muto, e molto molto bella come storia. Ho apprezzata molto. Alcuni ultimamente mi stanno a scrivere per Dago, e io dico che sempre che ho fatto un video dove parlo un po' di Dago, quali sono le ristampe, le uscite, i brossurati, i formati Bonelli. Quindi se volete sapere con quale, insomma, edizione iniziare e tutto quanto, lì trovate, insomma, molte molte informazioni. Poi abbiamo il numero 6 Zagor, questa miniserie che è finita, ma che poi forse non tanto finita non è, perché si lasciano che potrebbero fare una benissima anche un'altra, per come secondo me è, insomma, è terminata. E qui, diciamo, parla di la storia, che parla del personaggio che troviamo nell'Albo 5, che racconta, insomma, la storia di Zagor. E parla come, questa è la storia appunto che racconta di come si sono conosciuti, come, insomma, questa persona conosce Zagor e tutto quanto. Come miniserie molto molto valida, molto molto bella. Vedete, io con Zagor ho avuto un rapporto un po' così per quanto riguarda, che poi farò vedere i cartonati, ma queste qua miniserie mi piacciono molto molto molto. Qua Batman, best seller numero 6, continua a piacermi anche se continua a far fatica a leggere le vignette. Questo Joker è sempre più strano, cattivo, boh, psichedelico e figo, molto molto figo. Diciamo che qua veramente il protagonista sembra più lui che Batman in certe parti, e a me non mi dispiace, perché quando c'è qualche protagonista cattivo, sempre, sempre molto interessante. Spero
Spero a gennaio di riuscire a prendere anche quello che riguarda Superman come bestseller in questo formato e vedere insomma se mi può interessare o no. Magari mi approccio un po' anche al discorso superoristico americano che non piacendomi Spillati e sapendo sempre il discorso dei continui molto serrate, insomma numerazione molto avanzata, non mi sono mai avvicinato. Vediamo. Poi i 5, perché sto mese è 5 venerdì, il Zagor con la collezione Migliori Storie della Gazzetta. Sono arrivato a 50, come avevo detto e come vedete da video che trovate, molto molto polemico su questa cosa. Al 50 avevo detto che finivano, hanno lasciato il simbolo a metà, poi da 51 continuerà, però insomma io avevo detto che la facevo fino a 50. E quindi sono un po' rimasto male che ci hanno lasciato a noi lettori col simbolo a metà. La smetto, non la continuo, non mi scrivete, ma perché non la continui, ma perché non almeno non compri quegli altri 5-6 che mancano per finire il simbolo e poi smetti? No, ho detto smettevo a 50, a 50 smetto, ma tengo così, non mi interessa. Se qualcuno fa una buona offerta, gliela vendo. Eccoci qua. Questi sono tutti gli acquisti del mese. Farò un altro video per un'altra miniserie che ho recuperato. Molto probabilmente farò finito questo. Come al solito, ragazzi, veramente, veramente grazie per, insomma, per l'affetto, per i commenti, perché mi scrivete in privato, mi chiedete consigli. Perché stiamo crescendo, il canale sta crescendo, anche per i commenti che scrivete, vi ringrazio molto perché siete sempre gentili, educati, sempre dei complimenti, poi comunque c'è sempre un bel dialogo, un bel confronto, questo mi piace veramente tanto. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, ringrazio ancora di più tutti i vecchi iscritti che mi sopportano e niente, come sempre fate come pare, mettete like, se siete nuovi iscrivetevi, campanella, tutte quelle robe lì. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!